A Mestre il secondo appuntamento di questa rassegna a cortocircuito che la Fondazione dei Musei Civici ha pensato, progettato apposta per il Centro Culturale Candiani, in collaborazione con le grandi istituzioni della città, dalla Fondazione Cini al Polo Museale, la Cadoro, la Scuola Grande di San Rocco. Siamo riusciti a progettare un evento molto singolare che incrocia l'arte antica con l'arte contemporanea. La mostra, tra l'altro, parla di annuncio, parte verso il contemporaneo. Devo dire che, e questo lo dico perché penso anch'io che questa sia la porta dell'inizio del viaggio verso Venezia, perché Mestre apre la porta, citando la fantascienza che è fatta di luce, lo Stargate per arrivare a Venezia, ed è fondamentale questo perché è fatto di luce, ma soprattutto questa mostra ricorda che nell'Annunciazione c'è la luce, c'è la materia, ma c'è soprattutto poi la resurrezione. Siamo all'ingresso di questa importante mostra nel Centro Culturale Candiani, curata da Gabriella Belli, direttore della Fondazione Musei Civici Veneziani, e da Luca Massimo Barbero, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini. E proprio la Fondazione Giorgio Cini è presente in mostra con importanti opere, tra cui tre fogli staccati da antifonari, quindi miniature dell'inizio del XIV secolo, tre disegni dal gabinetto disegni e stampe della Fondazione di inizio 600 e un quadro attualmente attribuito a Garofalo, inizialmente a Lorenzo Costa, che fu comperato da Vittorio Cini nel 1958 per l'isola di San Giorgio Maggiore, dove sempre è rimasto, e che recentemente ho contribuito a far restaurare, un restauro molto impegnativo sia tecnicamente che finanziariamente, e è completato per appunto un paio di anni fa. Questa è la prima uscita pubblica del dipinto e quindi grande la soddisfazione nel vederlo esposto al pubblico. Il tema al centro è l'Annunciazione, il tema dell'annuncio nella meravigliosa Annunciazione di Tiziano che viene dalla Scuola Grande di San Rocco, ma nello stesso tempo anche tante altre prove importanti di quegli anni storici. E poi l'esplosione nella bellezza del contemporaneo, quando la pittura non si fa meno sacra, si fa forse più spirituale, portatrice comunque di grandi valori, che sono i valori dell'anima, che anche gli artisti contemporanei ricercano. E dunque ecco il Fontana meraviglioso di Sole in Piazza San Marco, il Fontana del Teatrino messo in dialogo con il Tiziano e Canova, a raccontare che l'arte è sempre portatrice di valori, anche se cambiano i modi per rappresentarla.